finisce qui, signori. Siamo a meno 2 da Lecce, primo in classifica, signori. Buon pomeriggio, amici, e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Si è appena conclusa la sfida dello stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, dove il Monza ha battuto appunto il Cosenza con il punteggio di 2-0 grazie ai due rigori trasformati da Christian Gytkjær, il vichingo, e da Mattia Valotti, sempre più miglior marcatore della squadra allenata da Giovannino Stroppa, sempre più il primo marcatore, il miglior marcatore della truppa biancorossa dei Bagai. Partita giocata, diciamo bene, nel primo tempo dal Monza. Cosenza poco pericoloso, Di Gregorio ma impegnato, guantoni puliti per il nostro uomo tigre. E a un certo punto nel primo tempo Mattia Valotti se ne va, entra in area dalla sinistra, viene steso, rigore nettissimo. Sul dischetto va lo stesso Mattia Valotti, che non sbaglia e porta in vantaggio il Monza per l'1-0 su Cosenza. Grande Valotti, altra grande partita del numero 10, altra grande partita di Valo, di Mattia Valotti. Poi a fine primo tempo, signori, 2-0 per il Monza, Dani Mota Carvaio. Ah no, annullato. Niente, 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 niente. Si resta 1-0 perché viene annullato un gol. A firma Carlos Augusto, Dani Motta. Praticamente Carlos Augusto prende palla sulla sinistra, e questo è per farvi capire che Carlos Augusto nei tre dietro non ci può stare. Infatti ha fatto anche un fallo, è stato ammonito perché non sa difendere, perché lui deve giocare per come gioca Stroppa, quinto di centrocampo, sulla sinistra, per fare quello che ha fatto nel gol del 2-0 annullato a Dani Motta. Praticamente ha preso palla sulla sinistra, ha saltato un paio di avversari, un paio di carambole, è arrivato sul fondo, l'ha messa in mezzo rasoterra per Dani Mota Carvaio, che col destro, quasi un rigore in movimento, non sbaglia, soltanto che c'era Christian Gytkjær in fuorigioco. Christian Gytkjær, che tra l'altro, a parte il calcio di rigore, non ha combinato niente. Ha sbagliato davanti al portiere da solo, troppi errori. Qualche errore qua e là, c'è stato Mota 200 finte per non concludere mai niente. Ditecelo che è un veneziano e basta. Cioè, fa scendere le noccioline qua. Cioè, le biglie cadono. E purtroppo è così. Però, vabbè. Qualche errore magari, qualche troppa ammonizione, però alla fine il Cosenza poco e niente. Infatti nel secondo tempo si rientra in campo, se ne va il Fante al galoppo, Patrick Ciurria steso in area di rigore, questa volta si presenta Christian Gytkjær. Infatti Stroppa l'aveva detto in una conferenza stampa, che o Valotti o Gytkjær sono loro i rigoristi, anche se vabbè col Frosinone poi Mazzitelli proprio aveva il fuoco negli occhi, ha preso la palla e ha detto qua la tiro io, e non ha sbagliato il 3-2. Quindi calcio di rigore di Christian Gytkjær, che non sbaglia, almeno quello non lo sbaglia, è 2-0 per il Monza, è partita in ghiaccio. Poi vabbè, abbiamo controllato la partita tranquillamente, ci sono stati dei cambi, è entrato Mancuso, è entrato anche Mancini nel finale, ha sostituito Pedro con D'Alessandro, un po' un giro di cambi. E niente, intanto vabbè, stanno rifacendo rivedere su DAZN gli highlights della sfida. Finale abbiamo controllato bene, a parte il Cosenza alla fine che ha fatto un tiro, forse caso, sì. No, a caso, di caso. Tiro di caso, parata di Di Gregorio, e ce ne andiamo a meno 2 da Lecce primo, perché il Monza rimane sempre in piedi sul quadrato, signori. Non si molla, non si molla, nonostante tutto, nonostante tutto, oh, nonostante tutto.
Siamo ancora in piedi sul quadrato, siamo a meno due da Lecce, abbiamo agguantato la Cremonese e ora testa alla sfida di Pasquetta alle 20:30, lunedì di Pasquetta contro il Brescia, il big match al Brianteo, dove bisogna assolutamente vincere. Da qui alla fine un unico risultato per i biancorossi, per il Monza, la vittoria. E niente, amici. Tre punti importantissimi che, come detto, ci fanno arrivare a pari con la Cremonese a meno due da Lecce. Partita controllata, ovviamente il Cosenza parecchio in difficoltà, anche perché si sta giocando, è lì tra il play-out e la retrocessione in Serie C diretta. Con il pubblico che diceva probabilmente alla proprietà di andare fuori dalle noccioline, fuori da Cosenza. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni del 2-0 dello stadio Gigi Marulla San Vito di Cosenza per il Monza, firmato Gikier Valoti. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre forza, Monza, dai bagai! Ale, 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 Monza, ale, 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 Monza, ale, 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 Monza, ale. Fino alla fine, il calcio Monza! Oh! Oh, fino alla fine il calcio avanza!